Monsignor Beschi, lei è vescovo di Bergamo, una delle città più colpite dal coronavirus e lei ha perso anche molti dei suoi sacerdoti. Di che cosa hanno più bisogno oggi la sua città e i suoi cittadini? È una domanda alla quale le risposte sono molte. Le riassumerei in una immagine che non è un'immagine. In questo momento abbiamo bisogno di ossigeno. L'ossigeno per i polmoni, l'ossigeno nelle case di tante persone che in questo momento non accedono all'ospedale. Appunto sono assistite, curate in casa, ma indispensabile per loro è l'ossigeno. L'ossigeno anche per la nostra vita civile, l'ossigeno per le relazioni, l'ossigeno per l'economia e anche l'ossigeno per l'anima, perché in questo momento la sofferenza è grande. Il dolore è fortissimo, i sentimenti, le relazioni sono messi a dura prova. E quindi c'è bisogno di ossigeno per l'anima. Anzi, a fronte della necessità dell'ossigeno nelle bombole, sento sempre di più l'esigenza di questo ossigeno. Le persone si sentono soffocare, non solo perché la speranza deve continuamente misurarsi con i numeri che anche stasera state ricordando, con le morti sempre più numerose, ma perché appunto la speranza deve confrontarsi con i propri sentimenti interiori e c'è bisogno di offrire ossigeno a questi sentimenti. Questa, la parola ossigeno in tutte le sue declinazioni la conserveremo e elaboreremo ancora nel corso della puntata, Monsignor Beschi.